Buongiorno e ben ritrovati su psicologiafenomenologica.it per la rubrica Connessioni. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Paolo Ottavi, psicologo e psicoterapeuta, istruttore di protocolli basati sulla mindfulness, didatta all'Istituto Beck e collaboratore del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma, nonché autore dell'ultimo testo sulla terapia metacognitiva interpersonale, Corpo, Immaginazione e Cambiamento. Questa diciamo che per connessioni è la seconda puntata, tra virgolette, sulla terapia metacognitiva interpersonale. Oggi ci focalizzeremo un po' di più sull'uso della mindfulness in TMI. Per cui io direi subito, le chiederei quali sono le pratiche o le tecniche mindfulness utilizzate in TMI e di solito qual è il razionale, l'obiettivo di queste pratiche mindfulness all'interno della procedura decisionale della terapia metacognitiva interpersonale. Dunque, noi utilizziamo le tecniche, le pratiche di mindfulness in diversi momenti e per diversi scopi. Okay? Possiamo utilizzare delle pratiche di mindfulness per la regolazione emotiva del paziente, possiamo utilizzarle per formulare meglio, avere una formulazione del funzionamento del paziente, diciamo per l'assessment più accurata. E lo facciamo, le utilizziamo soprattutto in una fase un pochino più avanzata per abbattere le strategie di coping disfunzionali, cioè le modalità di pensiero, di dislocazione dell'attenzione che tendono a mantenere la sofferenza, ad amplificarla. Questo è un tipo di lavoro che noi facciamo in parallelo con altri, cioè il lavoro sulla relazione terapeutica è primario. Sull'attenzione costante ai segnali di alleanza terapeutica e via dicendo. Facciamo una serie di lav un lavoro importante nella prima fase appunto per avere una formulazione chiara del funzionamento del paziente, quindi cerchiamo di capire quali sono le strutture che lo fanno soffrire, cioè i significati, che noi chiamiamo schemi interpersonali maladattivi. Cerchiamo di capire bene il funzionamento, soprattutto il funzionamento metacognitivo, metarappresentativo, sarebbe le capacità che ha il paziente di mentalizzare, di comprendere gli aspetti psicologici della sua sofferenza, capire i desideri, le intenzioni, stati cognitivi, emotivi che stanno dietro alle cose alle sue reazioni, a quelle degli altri. Però poi noi ci occupiamo anche di vedere quei processi che sono proprio azioni o azioni mentali o comportamenti che producono sofferenza e la mantengono. Ci sono comportamenti, ad esempio, che innescano nei disturbi di personalità i cosiddetti cicli interpersonali, no? Ne so, la sospettosità del paziente paranoide spinge gli altri a nascondergli le cose o a difendersi e lui interpreterà questa risposta degli altri come una conferma del fatto che non si deve fidare e quindi deve essere ancora più sospettoso. Queste sono azioni, processi interpersonali che mantengono una sofferenza relazionale, ma ci sono processi cognitivi che producono i veri e propri sintomi, sintomi d'ansia, sintomi depressivi, sintomi dell'umore, sintomi affettivi, insomma. Ad esempio, ci sono una serie di processi che vengono detti strategie perseverative di coping, come possono essere la ruminazione, la preoccupazione costante su alcune cose, il pensiero desiderante, il monitoraggio della minaccia. Sono veri e propri comportamenti mentali che amplificano la sofferenza, l'emozione, la sofferenza a schema correlata e fa sì che quello che potrebbe essere un evento spiacevole, doloroso, diventi veramente un sintomo, una situazione estremamente gravosa. E per interrompere la sofferenza, oltre a riscrivere gli schemi, oltre a migliorare il funzionamento metacognitivo, oltre tanti altri lavori, rendere consapevole il paziente delle proprie parti sane, dei propri desideri, le esposizioni, eccetera. Dobbiamo anche insegnargli in qualche maniera, riuscire con lui a mettere in atto di fronte alla sofferenza dei comportamenti mentali, degli atteggiamenti che non siano né le strategie perseverative che amplificano la sofferenza né l'evitamento. Okay? Dobbiamo fare in modo che lui riesca a stare di fronte alla sofferenza, a vederla, starci e fare delle operazioni morbide, dislocando l'attenzione in maniera che poi, come poi dirò,
in modo che lui possa regolare in maniera naturale la sofferenza, senza né disregolarla né negarla o allontanandosi da essa. E questo rapporto, no, questa possibilità di regolare la sofferenza, per questo obiettivo la mindfulness è fondamentale, perché la mindfulness sostanzialmente consiste nell'impiegare un certo tipo di attenzione, un'attenzione consapevole, con un aggancio prevalentemente a aspetti sensoriali. È molto utile come strumento, perché se uno ha la possibilità di utilizzare l'attenzione in questo modo, può scansare sia le strategie disregolative, diciamo così, sia, cioè portare l'attenzione in maniera incongrua sulla valutazione, sulla preoccupazione, sia l'evitamento. Può stare di fronte al dolore e fare in modo che sia il corpo, che sia le percezioni corporee, ok, che regolano gli stati mentali. Quindi uno può stare di fronte anche a ciò che è spiacevole, e questo è un aspetto della psicoterapia che non è eliminabile, cioè non possiamo soltanto pensare che la psicoterapia sia un muoversi verso cose buone, raggiungere i desideri, soddisfare i desideri, eliminare le parti dolorose. Bisogna anche insegnare al paziente a regolare gli stati emotivi. Ok? Gli stati emotivi a porsi in un rapporto particolare con la propria sofferenza e con le immagini dolorose, che possono essere ricordi oppure immagini prospettiche, preoccupazioni, starci in un certo rapporto. Ok? Per questo la mindfulness credo che sia uno strumento insostituibile. Come se dovesse il paziente stare nella sofferenza agganciando l'esperienza al corpo in quel momento lì, in modo da anche, come dire, regolare e probabilmente dare un senso a quell'esperienza. Ok, sulla base di questa suggestione le volevo chiedere se ci può fare un esempio concreto di uso di pratiche mindfulness o di bipartizione o tripartizione dell'attenzione. Okay, come si tecniche usano attentive, sì. Sì, beh, ad esempio posso fare un esempio di autoregolazione, no? Se c'è un paziente molto molto disregolato, mettiamo caso un paziente borderline, in realtà proporre in un momento di forte arousal, attivazione, proporre la mindfulness di portare un'attenzione consapevole su sensazioni molto effimere, molto sfuggenti, non è la scelta migliore strategicamente. Sono molto più utili strategie corporee, posture, via dicendo. Tipo, ieri una paziente molto disregolata che è venuta in terapia e non riusciva, come dire, mentre parlava piangeva, non riusciva in nessun modo a organizzare i propri pensieri, le proprie emozioni. Ho dovuto chiedere qual era la postura che l'avrebbe fatta star bene, lei si è dovuta sdraiare per terra, sentire il terreno. Poi pian piano le ho chiesto di portare l'attenzione alla ventola del ventilatore a pale che stava sopra, il rumore che faceva, e a portare l'attenzione su quello. E ogni tanto le chiedevo come sentiva nel corpo, come variavano nel corpo queste emozioni molto disregolate che avevano. Poi man mano che andavano avanti le ho portato la sua attenzione, come dire, ho guidato un po' la sua attenzione verso diverse fonti sensoriali e le chiedevo anche di poterle tenere insieme, ad esempio stimoli sensoriali che vengono dai rumori, dall'ambiente circostante, che vengono dalle mani, dai piedi, dal respiro, fino a che lei ha percepito che aveva un completo controllo di se stessa, cioè era tornata totalmente autoregolata. A quel punto si può tornare a fare un lavoro psicoterapeutico più ordinario, diciamo così. Questo è un caso di autoregolazione, in cui prima si parte, cioè di intervento su un paziente disregolato, in cui prima si parte da azioni più hard, diciamo, non so, o azioni corporee, appunto, muscolari, di movimento, oppure assumere posture particolari, e poi si può arrivare più gradualmente. Però in altri momenti, quando un paziente ha ricordi dolorosi che tendono a tornare sempre con la stessa intensità e che ogni volta che tornano attivano le usuali strategie di coping, che ne so, un paziente che ripensa continuamente alle offese ricevute anni prima, ok?
e ogni volta che la ripensa, riprova quel dolore e lo alimenta in continuazione con la ruminazione, ad esempio con la ruminazione rabbiosa, a quel punto noi dobbiamo farlo stare di fronte a questa immagine, fargli sentire l'emozione fino a un certo livello di intensità e poi consentirgli però anche rivelargli un modo per avercela in testa questa immagine senza dover per forza esserne completamente schiavo. Ok? E la mindfulness è questo, è stare di fronte a ciò che ci fa soffrire. Quindi, ad esempio, gli posso chiedere di ricordare quell'episodio a un paziente, gli chiedo di darmi un feedback nel momento in cui incomincia a percepire nel corpo l'emozione, le chiedo di localizzarla bene, di fare un buon tracking corporeo, dove si trova l'emozione, come la senti. E poi gli posso chiedere di tenere questa immagine in mente, di non scacciarla, perché l'evitamento è l'altra faccia delle strategie perseverative, l'altra faccia della medaglia, ma equivalente, e quindi tenerla a mente, ma contemporaneamente di dare una piccola quota d'attenzione anche a qualcosa di sensoriale. E il paziente scopre che in questo modo si regola l'emozione. A un certo punto l'immagine, quella che di solito lo coinvolge, va via da sola, tant'è che fa difficoltà a tenerla. Ora, il lavoro non finisce qui, perché poi a quel punto io chiedo al paziente di richiamare quell'immagine, perché ripeto, non vogliamo fargli evitare il dolore, vogliamo aiutarlo a porsi in una diversa relazione col dolore. Quindi gli richiedo di richiamare quell'immagine, di porsela davanti come e di osservarla. E il paziente scopre che la stessa immagine, proprio esattamente la stessa immagine che prima la faceva stare male, gli faceva venire un nodo alla gola, un peso allo stomaco, dopo aver fatto quel lavoro, in un altro, come dire, in un altro stato del sé, in un altro, dopo, come dire, essersi ricentrato sul sé corporeo, la vede in maniera diversa, la vede come una rappresentazione, per carità, non piacevole, ma non ha quegli effetti. Oppure addirittura può sentirla con quasi nessuna intensità emotiva. Questo gli fa capire che ciò che lo fa soffrire non è l'evento in sé, perché lo stesso evento prima gli causa una sofferenza 100, dopo gli causa una sofferenza 5, ok? Quindi non è l'evento in sé, ma è il rapporto che intrattiene con questo evento. Questa è la base della mindfulness, insomma, non è che noi nella mindfulness si cerca di modificare i pensieri o il significato che si dà all'evento, si cerca di modificare il rapporto che si ha con quell'evento. La maniera di costruire un po' quell'evento. Sì, però non è una maniera cognitiva. Noi nella TMI facciamo anche un lavoro cognitivo, per cui, come dire, risignifichiamo o anche riscriviamo gli schemi. Ad esempio, possiamo portare il paziente a valutare quell'evento in altro modo, a collegarlo con altre cose, a dargli una cornice più ampia, certamente. Questo è tutto il lavoro cognitivo, ma il lavoro che si fa con la mindfulness, che è un lavoro che si fa anche un po' dopo, cioè dopo che il paziente ha capito quali sono i propri schemi di significato, cos'è che gli produce dolore e anche da dove vengono, quali sono le esperienze reali che hanno prodotto quegli schemi. E la mindfulness si pone proprio lo scopo di stare con la sofferenza così com'è e semplicemente di avere un rapporto diverso, ad esempio, piuttosto che cercare di modificarla, cambiargli significato, combatterla, scacciarla, eccetera, mi ci pongo in relazione, in ascolto, la lascio essere. Lascio essere quello che c'è, ad esempio un iniziale sentimento di dolore, però non permetto neanche, non l'alimento con strategie perseverative e mantengo un certo aggancio morbido ai sensi. Okay? Perché in quella maniera quel dolore diventa un dolore accettabile, un dolore che poi passa, un dolore che poi se ne va da sé. Sì, e tutto questo discorso mi venivano in mente un po' di concetti legati in generale alla metacognizione, nello specifico alla TMI, no? Le mastery, agency, anche un po' la differenziazione, il Chiaro. prendere distanza dagli schemi. E quello di cui una delle cose che mi ha colpito del testo, dell'ultimo, al di là dei contenuti, è anche il titolo. Perché corpo, immaginazione e cambiamento, terapia metacognitiva interpersonale, come se ci fossero una serie di livelli epistemici, no? Dell'esperienza dell'uomo. Quindi c'è il corpo, però poi sotto c'è metacognitiva. Quindi
considerando che in base al modello della TMI, un po' i disturbi di personalità, il nucleo e un po' le difficoltà, la sofferenza metacognitiva, cioè raccontarsi una determinata storia, collegando le variabili, differenziando, avendo un certo senso di agency. Mi chiedevo come questa visione dei disturbi di personalità legata è difficile dire deficit, probabilmente deficit metacognitivo si leghi all'uso del corpo in terapia. Cioè, come i due livelli stiano insieme, l'aspetto metacognitivo e l'uso del corpo nei disturbi di Certo, personalità. certo. Dunque, bisogna partire da una premessa. Noi concettualizziamo le strutture che producono sofferenza come strutture cognitive, via dicendo, che si possono rappresentare anche con dei termini, che ne so, delle credenze su di sé e sugli altri. Ma gli schemi non sono questo, non sono primariamente questo. Talvolta possono anche diventare delle credenze, ad esempio delle persone possono convincersi di non aver valore o di essere inadeguate, ma questo è un processo che viene molto dopo. Primariamente gli schemi sono modi di sentirsi, ok? Ormai incarnati, incorporati. Quindi noi lavoriamo molto sulla componente procedurale, cioè su ciò, sulla... come noi sentiamo la relazione in quel momento nel corpo, ok? Nel corpo inteso anche come nel movimento, nelle azioni, nella postura, come ci mettiamo. Già la postura che noi due stiamo assumendo in sé presuppone degli schemi interpersonali, ok? Se io mi mettessi così avrei un altro schema interpersonale, o se mi mettessi così. Quindi noi andiamo a cercare questo e a lavorare direttamente su questo aspetto. Ovviamente, per fare questo, noi lavoriamo su un piano immaginativo, però abbiamo bisogno anche di rinforzare, di far allenare un muscolo, cioè una funzione, che è la funzione meta rappresentativa, metacognitiva. Cioè il paziente, oltre a sentire, deve riconoscere, deve leggere, deve identificare queste cose che accadono, ok? E i pazienti diciamo, variano moltissimo rispetto alla capacità che hanno di poter individuare emozioni, dargli un nome, okay, collocarle, collegare stati cognitivi, ad esempio pensieri, aspettative, anticipazioni all'emozione, no? Variano moltissimo. Noi questo muscolo lo dobbiamo allenare perché se questo muscolo, come dire, è ipotrofico, non parlerei di deficit, no? Perché non è un deficit strutturale, però è chiaro che se io non ho mai, sono cresciuto in una famiglia non mentalizzante, non ho mai mentalizzato, ho sempre prodotto e subito, cioè, ho ricevuto narrazioni puramente fattuali, no? Per me io funziono in qualche maniera, posso prendere anche il premio Nobel, però dal punto di vista della comprensione degli stati mentali sono molto povero, ok? Però questo è proprio, come dire, lo chiamerei, citando Bion, l'apparato per pensare i pensieri. Cioè io devo avere questa capacità di comprendere la mente dietro alle azioni, se no sono il paziente che va in terapia e dice io mi sono sentito così. A un certo punto, puff, sono sentito così. Poi ho fatto questo e poi ho deciso di andarmene. Poi no, a un certo punto ho lasciato l'università e non so perché. Non coglie tutti gli stati mentali, le intenzioni, le emozioni che stanno dietro una scelta. Quindi questo è un lavoro ineliminabile. Per fare questo, e noi questo lo facciamo contemporaneamente al lavoro procedurale, appunto, cioè far sentire stati del corpo in cui si vedono questi schemi, queste rappresentazioni implicite. E facciamo poi, dopo averle suscitate al paziente, poi lo facciamo riflettere con questa funzione che intanto stiamo rafforzando, lo facciamo riflettere su ciò che ha sentito. Le esperienze, anche quelle con la mindfulness, poi diventano uno stimolo di riflessione. Però la riflessione va fatta con uno strumento, cioè la funzione metacognitiva che può riflettere sugli stati mentali. Se no il paziente dice ci sono riuscito o non ci sono riuscito. È diverso dal paziente che dice stavo sentendo i suoni, poi a un certo punto ho pensato che mi sarei sicuramente distratto e che sono sempre uno che non riesce a portare a termine i compiti, le cose che voglio fare, così come mi diceva mio padre e come ho sempre fatto nella mia vita. E a quel punto ho perso l'attenzione sui suoni, no? Questa è una, come dire, è una narrazione molto mentalizzata. Io colgo tutti gli stati mentali che stanno dietro a un evento. Una persona che non ha questa funzione metacognitiva dice no, non ci sono riuscito, oppure sì, ci sono riuscito.
Il corpo servirebbe ad arricchire questa narrazione mentalizzata, insomma, ad Certamente, ancorarla, come dicevamo prima. l'ancora, l'arricchisce, ci dà del materiale vero su cui lavorare, perché una mente che con scarso funzionamento metacognitivo non è una mente che non produce narrazioni. Una persona con scarso funzionamento metacognitivo non è una persona che non produce narrazioni, ne produce tantissime, affabula, intellettualizza. Ok? Quindi, per carità, ci sono tante cose. Noi dobbiamo un po' bypassare questi trucchi, no? E questi modi che ognuno ha di raccontarsi la propria esperienza, e dobbiamo andare all'esperienza stessa. Qui cito un po' i fenomenologi, insomma, persone molto più in alto di me. Però certamente noi dobbiamo andare all'esperienza, la dobbiamo vivere, la dobbiamo far vivere, la dobbiamo condividere col paziente e poi riflettere con un apparato metacognitivo in grado di farlo, dobbiamo riflettere su quella cosa. All'inizio è il terapeuta che vicaria questa funzione metacognitiva che spesso è deficitaria, ad esempio, che ne so, aiuta il paziente a identificare le emozioni, a dire non è so, ero stanco, ma mi metteva ansia fare quella cosa, no? Lo aiuta il terapeuta. Poi però questa è una funzione, come tutte le funzioni, l'uso, la incrementa, il disuso l'atrofizza. L'ultimo quesito, colgo l'assist, tornare all'esperienza stessa, anche il fatto che nel testo vengano citati comunque degli autori che rientrano sotto la grande famiglia della fenomenologia, mi viene in mente Merleau-Ponty nello specifico sull'importanza del corpo come veicolo primario di esperienza nel mondo. È più una domanda quasi di gossip che tecnica, nel senso mi chiedo, quando all'interno del gruppo di terapia metacognitiva interpersonale c'è stata l'elaborazione di questo testo, eccetera, che è un testo appunto che di maggio configura come la svolta esperienziale della TM, c'è stato un ragionamento epistemologico alla base, quindi non so, un avvicinamento a una visione dell'uomo, della cura, della sofferenza che si discosti un po' dal cognitivismo come Assolutamente dal sì, e senza cognitivismo. imbarazzi, cioè Ecco. senza imbarazzi. La critica, o meglio il superamento del cognitivismo ci veniva da tante strade, un po' dalle nostre formazioni, dalle esperienze, da un ragionamento che veniva da lontano, ma la cosa, c'erano due strade che ci portavano, come dire, a superare l'approccio puramente cognitivo ai disturbi di personalità. Era da una parte le ricerche, cioè le neuroscienze, i risultati sulla cognizione incarnata, ok? Cioè, una cosa è la cognizione, quello che il paziente dice, i racconti che uno fa su di sé, e una cosa è quel racconto che sta iscritto nel corpo e che si può andare a vedere con l'immaginazione, col ricordo. E quindi Di Maggio è molto più interessato a tutto questo filone delle neuroscienze. Molti di noi erano interessati all'aspetto, come dire, erano già sensibilizzati su questo aspetto per le letture, appunto, fenomenologiche. Okay. Abbiamo avuto profuso uno sforzo per cercare di leggere le cose dal punto di vista del paziente, cercando anche di entrare nelle categorie del paziente, cercando anche di poter entrare in un linguaggio e nella sua visione di sé, del suo corpo, del suo tempo e del suo spazio. Abbiamo sempre cercato di fare questo sforzo, ok? Quindi per noi è venuto naturale metterci questa componente qui, esperienziale. Non ci accontentiamo, per così dire, della semplice, importantissima e fondamentale, regolazione della relazione terapeutica, no? Dell'intersoggettività. Cioè questa c'è, questa è importantissima. Giampaolo Salvatore ha parlato ampiamente, ha fatto vedere dei brani in cui durante la prima seduta, già in prima seduta, il terapeuta cerca di sintonizzarsi, di regolare, di entrare, no? Di creare questa aderenza, questa sintonia. Però poi noi cerchiamo anche far entrare il paziente nell'esperienza facendogli fare esperienza, non soltanto della relazione tra il paziente e il terapeuta, anche ricordando gli episodi, facendogli avere esperienze emotive, facendogli anche avere un rapporto diverso col proprio corpo, ok?
facendogli sperimentare stati del sé, del corpo diversi. Ad esempio, se uno si è sempre sperimentato come sottomesso, sottomettibile, debole, eccetera, vogliamo fargli esperire per un attimo un senso di forza, di agency, di, e poi farlo ragionare su questi stati del sé. Però qui significa sempre entrare nel comprendere profondamente l'esperienza del paziente. Okay? Senza metterci le nostre categorie sopra, che cerchiamo di sospendere un attimo. Noi facciamo epoché continuamente, nel senso che per noi la formulazione dello schema è una roba che noi facciamo precedere sempre da cose del tipo: guardi, probabilmente mi sbaglio in questo, ma quello se ho capito bene, lei mi sta dicendo questo, questo e quest'altro. Mi corregga, però, mi faccia capire se ho capito bene, mi dica lei. Quindi non solo non abbiamo un atteggiamento oracolare, luminoso, diciamo così, ma per noi è proprio importantissimo che la formulazione e funzionamento sia, la chiamiamo, condivisa, perché è il paziente che ci deve portare a. Certo. E noi al massimo diciamo: ah, mi hai fatto capire, ecco, specie adesso che ti ho fatto fare questa esperienza, mi hai fatto capire che ti senti così. Queste parole che dico le senti? Queste parole sono quello che tu hai provato in quel momento? Possiamo dirlo? In questo, diciamo, ci sentiamo un po' fenomenologi, ma probabilmente fenomenologi, diciamo, alla matriciana, ecco. No, però un pezzo per l'integrazione. Sicuramente. No, perché lo scambio è sicuramente importante, che i fenomenologi possano imparare qualcosa e viceversa, insomma. Quindi è una perfetta chiusura per la rubrica che appunto si chiama Connessioni, e la ringraziamo per il contributo. Grazie a voi. Alla prossima, diciamo, prossimo approfondimento sulla terapia metacognitiva interpersonale. Grazie. Grazie a voi.